Ma è stata una partita difficile, una partita complicata, l'avevamo recuperata e a quel punto speravamo in una vittoria e insomma, eravamo convinti di portarla a casa. Lì abbiamo commesso anche una piccola ingenuità, ma insomma, va bene lo stesso, andiamo avanti perché comunque un punto va bene a prescindere. E non siamo l'ammazza campionato. Quindi può capitare di non fare una partita brillante perché l'avversario può metterti in difficoltà, ma anche l'ultima in classifica. Quindi bisogna tenere la testa alta, andare avanti e continuare su questo percorso. Anche contro la Ternana forse loro meritavano addirittura la vittoria. Vuol dire che questo campionato è difficile, c'è da giocarsi al massimo tutte le partite. Noi stiamo facendo qualcosa di importante e dobbiamo continuare su quella strada, perché abbiamo una squadra forte, con giovani di valore, con giovani che secondo noi possono fare strada e andiamo avanti, insomma, un pareggio che tutto sommato ci può stare. Ci crediamo perché siamo convinti di avere una squadra forte e speriamo di rimanere aggrappati comunque a quelle prime posizioni. Noi abbiamo, secondo me, una squadra importante, una squadra che sì, ha avuto un ridimensionamento quest'estate. Però noi ci crediamo, siamo rammaricati perché oggi forse pur non fornendo una grandissima prestazione, ma una prestazione credo anche intelligente, una prestazione complicata, potevamo portare a casa i 3 punti, ma va bene lo stesso, si va avanti consapevoli anche di poter continuare a rimanere aggrappati al treno delle prime. Ma a questo Teramo Pietro Cianci avrebbe fatto probabilmente comodo. Io vorrei ricordare a tanti che quest'estate abbiamo in qualche modo anche abbassato il nostro monte ingaggi in una politica di risanamento e di abbattimento dei costi. Quindi Pietro Cianci è andato addirittura in prestito, quindi è un valore assoluto della Teramo Calcio e spero che continui a fare tanti gol perché a fine anno rientrerà da noi e abbiamo bisogno anche di creare delle plusvalenze. Non siamo vigili, Jacopo, siamo vigili perché può venire fuori qualche possibilità, qualche occasione. È ovvio che questo che stiamo attraversando è un anno complicato, difficile, dove non ci sono risorse dal botteghino, anche dagli stessi sponsor. E quindi bisogna essere intelligenti. L'obiettivo è rimanere aggrappati a quelle prime posizioni, ma con oculatezza. Dobbiamo essere bravi anche ad aumentare il minutaggio, cosa che abbiamo fatto anche oggi. Quindi rimanere aggrappati a Ternana e Bari, continuando anche a portare avanti un'idea e aumentare il minutaggio, non è facile, ma vogliamo sì rinforzare la squadra, ma con queste idee e non possiamo prescindere da questi obiettivi.